Negli anni Ottanta eravamo dei bimbetti che, presumo, non sgargarozzavano grappa e liquori, ma in TV, a differenza di oggi, dove ci sono regole molto più stringenti, venivano passate a tutte le ore pubblicità di alcolici affini e noi le guardavamo rapiti. Non tanto vino e birra, di quelli magari parliamo un'altra volta, ma proprio cose con qualche gradazione in più. Perché le guardavamo? Perché innanzitutto avevano delle musiche meravigliose. Vecchia Romagna, etichetta nera. Il brandy che crea un'atmosfera. Anche se a me, a dire il vero, inquietava il viso sull'etichetta, che mi sembrava simile a quello dei disegni dell'almanacco della Rai, che li vedevo come mostre deformi, mentre adoravo il salotto di questi pisquani. E che dire del Fernet Branca, con lo spot in cui un'aquila, animata anche abbastanza male, volava in alto perché il claim era... Sopra un buon pranzo. Soprattutto... Fernet Branca. Di questo Fernet c'erano varie versioni, anche quella della Sciura che fa una cena romantica. Dopo un'indimenticabile cena romantica, soprattutto un Fernet Branca. Un Fernet Branca. Non parliamo poi di Michele, con il Glen Grant. Anzi, in realtà ne abbiamo già parlato in uno short e lo trovate lassù in alto a destra. Se io vi dovessi dire Michele, se avete una quarantina d'anni, il pensiero correrà probabilmente a... Colore chiaro, gusto pulito, è Glen Grant. Che peraltro fa il piacione. Sei sempre un intenditore di whisky. Vedi belle donne. Guarda che ora sono sposata. Ma sempre eccezionale. Qui citiamolo brevemente, ringraziamo lo spot, in questo caso di inizio anni 90, perché a noi del nord, che abbiamo una pessima dizione, hanno spiegato una volta per tutti che si pronuncia Michele e non Michele. Michele! Ma ora arriviamo al mio preferito, che adoravo fin da bambino. La bottiglia innamorata della botte. McCallan. Sì. Sono io, sei pronto per me? Da quanti anni sono qui? Da 5 anni. No, non bastano. Ma quanto tempo dobbiamo ancora aspettare? Cioè pura poesia e struggimento. McCallan. Sì? No, niente. E pochi sanno che di questa pubblicità c'era anche una versione successiva, dei primi anni 90, ma anche in questo caso la bottiglia ahimè va in bianco. Sei pronto per me ora? Da quanto tempo aspetti questa volta? 6 anni, 10 mesi e 3 giorni, McCallan. C'è ancora un whisky di malto che riposa almeno 7 anni in botti da sherry prima di incontrare una bottiglia. Pazienza, devi avere pazienza. Oh, McCallan. Insomma, il McCallan ci ha insegnato ad avere pazienza, così come Mike Buongiorno ci ha involontariamente insegnato ad essere maliziosi, visto il nome un po' ambiguo della grappa che sponsorizzava. La grappa Bocchino la trovi sempre più in alto! A potente tasso di nostalgia, lo spot della Ramazzotti. Sì, Milano, la città dell'amaro Ramazzotti. L'amaro di chi vive e lavora. L'amaro di una città positiva, ottimista. L'amaro della vita di una giornata che non è mai finita. Ramazzotti era il simbolo dell'opulenza degli anni Ottanta, declinato, è vero, in salsa milanese, ma è la fotografia di un'Italia che corre e che l'avrebbe portata nel 1991 ad essere la quarta potenza mondiale. Questa Milano da bere. Mentre tra i miei preferiti, quello del padre che va a trovare il figlio al lavoro, il gusto pieno della vita. Si respira più amore, e la vita più vita, tutti insieme così. Amaro aperta, scaldatore, col gusto pieno della vita. Di spot ovviamente ne sono passati a decine e decine, dall'essenziale in cui non viene detto niente ma viene fatto vedere quel tronco di pino di Kevin Sorbo che poi avrebbe interpretato Hercules. Grand Marnier, il liquore.
Il logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari del carciofo, nostro fedele alleato. Dal carciofo Cinar, contro il logorio della vita moderna. Fino al periodo natalizio, con una pletora di proposte, una per tutte, questa qui, sulle note di Oh Happy Day. Asti Cinzano, il segno della festa. Senza dimenticare spot di superalcolici che ci hanno insegnato massime che avremo capito solo decenni più tardi. Auguri, Emanuele. Ah, Chivas Sriga. Grazie, è il whisky che preferisco. I regali sono l'unica cosa buona dei compleanni. Esatto, ditelo a me che arrivo quest'anno al mezzo secolo, gente, evviva! Ma ora tocca a voi. Quali sono le pubblicità che ricordate? E vabbè, non vi chiedo se avete problemi alcol correlati, che quelli sono fatti vostri. A presto!